voglio illustrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto all'interno di queste settimane per quanto riguarda la mia parte nerd. E vorrei partire da questo, che in realtà è sullo sfondo da un pochettino di tempo. Guardate qua che bello. Questo è un bel cofanetto di One Piece contenente il volume numero 100 e all'interno di questo cofanetto dovrebbe esserci pure una sorta di mappa del tesoro. Dato che è un contenuto, anzi è un prodotto molto importante perché è uno speciale del numero 100, tra l'altro, ripeto, guardate che bello. Ci sono io davanti, quindi non prendo il fuoco, eccolo qua. Guardate, meraviglioso, veramente meraviglioso. Ho deciso di lasciarlo chiuso. Questo è un prodotto che terrò sealed, perché tanto non ho necessità di leggere il manga, so già cosa avviene nel capitolo 100, nel volume 100, e quindi lo terrò chiuso. Così come ho deciso di tenere chiuso anche altre cose che ho comprato, perché è finalmente uscito il manga di Magic the Gathering. Perché è importante questa cosa? Vabbè, intanto perché Magic, lo sapete bene, sono super fan, super giocatore anche, mi piace tantissimo giocare a Magic, anche ieri sera sono andato a giocare a Magic, sono andato a giocare a Pauper, ma all'interno di questo manga, quando riusciremo a rimetterci a fuoco ve lo mostrerò, eccolo qua, ci sono anche delle carte promozionali dentro. Anche questo lo terrò sealed, questo è il primo volume con l'editto diabolico, che è esattamente l'artwork di quello vecchio, ma è promo con la stella e quindi con un nuovo layout è sicuramente meno bello rispetto a quello originale, ma è già uscito anche il secondo volume, eccolo qua, e nel secondo volume invece abbiamo lo Shock. Chi gioca Magic conoscerà assolutamente questa carta, è una carta iconica, è il fulmine nerfato, però è sempre una carta molto molto popolare, molto famosa. Quindi questi sono i primi due volumi del manga di Magic, li ho tutti e due e non so quanti sono in realtà, andrò a cercare di completarlo con tutte le promo al suo interno e li lascerò sealed, perché secondo me questi sono prodotti che non vale la pena aprire per quanto mi riguarda, poi magari sbaglierò. In seconda battuta, eccoci qua, abbiamo da aprire questo. Non è una sponsor, questo è un ordine che ho fatto io da Card Trader Zero e l'ho fatto a metà agosto ed è arrivato un paio di giorni fa, per darvi un po' l'idea, anche colpa mia perché non sapevo che era necessario andare a dare il via quando arrivavano tutte le carte con Card Trader Zero per fartele spedire, pensavo semplicemente che te le spedissero una volta arrivate, non è così, ora lo so. Però ho comprato alcune cosine per il Pauper che ho deciso di utilizzare a partire dai prossimi tornei Pauper che andrò a fare. Ma non solo questo, perché abbiamo anche alcune cose da andare a vedere che ieri sera ho guadagnato. Quindi cambiamo schermata. Eccoci qua, ho montato questa nuova telecamera che spero che possa andare bene per vedere le carte. Abbiamo questo qui, che mi è stato donato ieri sera perché mi è stato detto che era uscita una nuova promo, infatti vedete c'è la stessa stellina che abbiamo visto prima nelle carte all'interno dei manga, è una carta vecchia, questa era già stata pubblicata credo in Mirrodin per la prima volta o in Quinta Alba, i Sussurri della Notte, ma l'hanno stampata old layout e quindi dato che sono fan dell'old layout mi è stata regalata. Ma non solo Magic, perché ieri sera ho fatto un acquisto. E tra l'altro stanno arrivando tanti altri nuovi acquisti di carte Pokémon, ma questo è il primo, l'ho fatto in realtà in presenza. Guardate che cosa ho comprato ieri sera, guardate quanto è bello questo Dragonite, un Dragonite Expedition foil reverse in inglese, purtroppo non in italiano, che a me piacciono sempre più in italiano le carte Pokémon, però vabbè, sono queste edizioni anche un po' così, però è molto bello. Secondo me è veramente molto 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 bello, non costa tanto, è una carta da pochi euro in generale, non è messo nemmeno malissimo, non è messo bene, ma diciamo che ai suoi anni c'è un po' di bianco sul retro principalmente, ma il back è un conto, il front invece mi sembra un front molto molto bello e mi piace moltissimo questo Dragonite di Imeno. Abbiamo però anche appunto Card Trader da aprire, quindi io adesso me lo vado ad aprire e poi pian pianino ci guardiamo tutte le carte contenute al suo interno. Lo apro un attimino da qui per un motivo, non so se dentro la scatola
abbiamo anche una sorta di riferimento a indirizzo, dati sensibili, eccetera, eccetera. Quindi per precauzione lo faccio sempre in camera, d'accordo, ma vado a togliere se c'è qualcosa. No, ci sono tre pezzi di polistirolo e poi abbiamo già le nostre carte all'interno della scatolina. Come potete vedere, qui ci sono le nostre carte. Quindi diciamo che possiamo prendere fuori il primo mazzettino e iniziamo a guardarcele. Madonna, quante sono tantissime, perché dato che dovevo comprare un sacco di carte, ho detto vabbè, proviamo Card Trader Zero, che è fatto apposta per cercare di limitare i costi di spedizione e prendere tante carte dagli stessi venditori. Però ci ho messo davvero tanto tempo. Allora, questo credo che sia una carta aggiunta soltanto per non danneggiare le carte al suo interno. Voglio passare da UR Scred a UB Fatine, quindi ho comprato tutte le carte nere che servono per fare questo passaggio. Questa è una carta che ho visto si gioca in uno pair all'interno delle side, più ho comprato anche delle carte per giocare eventualmente anche mono blu flatine, quindi abbiamo preso degli snap che sono fortissime con le spell stutter, nuovamente un'altra dimensione straziante, un bel foil tra l'altro questo qua, non è per niente male, infatti è una carta del 2008, quindi siamo abbastanza indietro con le stampe. Le Fang, che sono molto forti contro mono rosso per cercare di recuperare le vite che ti tolgono ovviamente tutte quelle bestie velocissime di mono red. I Cast Down, che sono la rimozione principe per eccellenza. Questo è un set, adesso ne facciamo vedere uno, ma sono tutti uguali. Ho scelto questa artwork, credo che Cast Down non brilli proprio per artwork in generale. Ho preso questa che mi sembrava la meno peggio. Questo insieme a Snuff Out è la rimozione forte, uno dei motivi secondo me per giocare il nero in Pauper, distrugge una non leggendaria, effetto istantaneo, mi sembra molto molto forte. E poi si giocano queste brattine qua, che non sono per niente male, perché alla brutta le puoi pure ciclare per andare a limitarti le carte brutte che ci sono nel must in determinati matchup, quindi per niente male. E abbiamo aperto il primo. Sai, Marius, che io non vedo il tuo Prime di fianco al nome? Probabilmente il motivo è quello. Poi attenzione, perché ci sono un po' di chicche, eh? Un po' di chicchine, assolutamente sì. Vediamo. Tiriamole fuori. Quanta roba che c'è qui dentro. Vabbè, sempre questa è la carta come prima per proteggere. Andiamo a prendere qui altre vratte. Anche queste sono importanti per i matchup dove si giocano tante creature, come appunto può essere mono rosso o anche fatine in realtà. Contro le fatine questa qua è una carta comunque molto molto forte. Poi abbiamo un altro snap, che però stavolta ho preso in inglese. Sono un po' scemo perché gli altri due erano in italiano, ma vabbè, fa lo stesso, dato che mono blu fatine in teoria non è il mazzo di riferimento che voglio montare. Poi attenzione, perché qua ci sono delle carte veramente meravigliose. Adesso qua sono tutte uguali, quindi ve ne faccio vedere una di riferimento. Ne ho prese un botto, veramente tantissime, perché in caso di mono blu, Delver o Fatine voglio giocare con queste isole, che sono secondo me le isole più belle in assoluto, le isole di Paul, che sono presenti sin dalla primissima edizione, sin da Alpha, sono state restampate con l'old layout foil, quindi l'unica versione di queste isole di Paul presente in versione foil. Secondo me sono veramente meravigliose, troppo 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 belle, davvero qualcosa di altissimo livello. Poi abbiamo questa carta che ho visto si sta giocando particolarmente, adesso non mi ricordo quante ne ho prese, forse ne ho presa soltanto una, perché all'epoca mi sembrava si giocasse in uno pair inside, adesso ho visto che addirittura c'è gente che va su 3 o 4 pair inside, quindi si vede che è una carta che ha preso parecchio piede in questi giorni, in questi mesi. Abbiamo un altro snap, anche questo in italiano, quindi ho fatto benissimo, ne ho presi 3 in italiano e uno in inglese, sono veramente un idiota, perfetto, set rovinato. Altre isole ancora, perché abbiamo la necessità di averne un centinaio di isole tutte uguali, ma guardate che belle che sono, guardate la foilatura non è ai livelli delle vecchie foil, però è un ottimo grado di foilatura, guardate che belle. Le vecchie foil sono secondo me ancora meglio, ma questo foil non mi dispiace per niente.
Vabbè, un'altra carta protettiva. Altre isole, ne continuo a vedere un sacco, non so quante ne ho prese, un botto, veramente tantissime. Ah, guardate un po' che cosa c'è, anche queste mi ero dimenticato di averle comprate. Eh no, sono proprio un idiota, sto continuando a comprare alcune carte in italiano, alcune carte in inglese. Cioè, se c'è una cosa che mi dà fastidio è avere le carte in lingua differente, però vabbè. Così imparo e magari divento grande. Un'altra isola, che ormai è diventata la carta di riferimento, non so esattamente quanto ne ho preso. Poi magari faccio un controllo. Fini alle terre, va. Andiamo a mettere tutte le terre che ho preso, così poi andiamo a vedere le altre carte. Perché c'è un 2 per di acquedotti Dimir, che non mi piace particolarmente perché rimbalzarmi una terra mi fa perdere un turno in realtà, però si deve giocare. Madonna, pensavo che fosse in francese per un attimo. Ho avuto il cuore che mi si è fermato. Pensavo di averle comprate in francese, invece no. Per fortuna sono in lingua inglese. Poi vi dicevo, sì, sono un bel idiota, perché ovviamente una in inglese e una in italiano. Bravo, Luca. Complimenti. Una cosa dovevi fare. Sei riuscito a fallire pure quella. Complimenti. Meraviglioso, meraviglioso. Poi abbiamo altre terre, ho visto che si giocano queste terre in questo momento, non mi sembrano male, però non so ancora se è la miglior terra da giocare. Ho visto che ci sono anche quelle che puoi fecciare tappate, ma puoi anche aggiungere un mana con quella terra lì, quindi non so se, ma ancora, ma guardate, sono veramente un idiota, ancora italiano e inglese, cioè non ce la faccio, una cosa devo fare e riesco a sbagliarla. Pazzesco, veramente pazzesco, una cosa devo fare e riesco a farla male. E in più ho comprato queste, che sono praticamente le terre doppie del Pauper, con cui andare a sfecciare per avere sia palude sia isola, quindi non male. Poi andiamo a vedere, questa tanta roba, questo 2 per, questa è una carta molto forte, secondo me, sono più forti questi di monarchi da giocare in Pauper, perché detta c'è veramente un'abilità della Madonna, e quindi un 2 per andava preso. Poi non so se ne giocherò due, devo ancora ragionare un po' sulla lista, però va bene. Abbiamo questi che ho visto che si giocano specialmente in mono blu, quando magari non hai la possibilità di usare il rosso per distruggere gli artefatti, quindi ho preso un 4 per di queste foil. Sì, perché non sono produttivo, può essere che sia quello il motivo. Totskauer, anche questi, se dovessi decidere di giocare o mono blu o UB Terror, perché comunque si giocano anche in UB queste carte qua, anche queste foil, guardate che belle che sono. Questa foil Artura è ancora accettabile, secondo me non è pessima. Le ultimissime, diciamo che non sono eccellenti. Poi, che altro? Ah, l'ultimo Totskauer per formare il settino. Per fortuna qua ho indovinato la lingua, quindi sono arrivati in inglese. E poi, ok, queste che ho visto che si giocano in mono blu, ne ho prese 4 per sicurezza, però non mi sembrano carte fortissime, sono sincero, ho visto di meglio. Poi è ovvio che fanno un sacco di effetto tempo, quindi sono, diciamo, coerenti con la strategia del mazzo, però sì, non mi hanno convinto particolarmente. Le fatine blu e nere che sono state stampate in MH3, queste sono molto forti, secondo me però chiamano una strategia, un gameplay un pelo differente, chiamano Modern Age, che è una carta che non adoro, e quindi andrei più su un'altra tipologia di approccio con le fatine, però ripeto, non ho ancora deciso che mazzo giocare esattamente. Il mio War Scred mi ha divertito anche ieri sera, però sono tornato a casa con un misero 2-2 e volevo provare qualcosa di diverso. Come sarebbe Yu-Gi-Oh fatto male io? No, penso che Magic sia un po' più divertente rispetto a Yu-Gi-Oh. E altri due sfatare, anche questi foil, ne avevo già uno, adesso ho un 3 per. Secondo me sfatare è fortissima in Pauper, non capisco perché si giochi così poco rispetto all'utilità che potrebbe avere. Quindi altre due carte aperte, e per finire abbiamo questa busta
Sleep of the Dead, altra carta che secondo me è molto interessante per effetto tempo, altra carta che secondo me non è fortissima, però guardate che bella che è l'immagine con il Cerbero che ha questo collare che lo sta facendo dormire, una sorta di collare d'acqua che lo tiene tutto tranquillo. L'artwork secondo me è tanta roba, quindi carte che andavano prese, carte che costano poco, eccetera. Lu, puoi fare un video spiegando questo mondo, dato che molti magari come me non ne sanno niente? Interessante. Sì, possiamo farlo anche adesso, possiamo raccontarci un po' di cose. Partiamo dall'idea che in Magic ci sono 5 colori e nel retro di ogni carta Magic abbiamo i 5 pallini: il bianco, il blu, il nero, il rosso e il verde. Ogni colore ha delle peculiarità. Il bianco è la magia curativa, il bianco è quello che ti fa guadagnare punti vita, il blu è l'inganno, il blu è la difesa, il blu è la manipolazione, il nero è la morte, la resurrezione, la distruzione, il rosso è l'ira, la rabbia, i danni, il verde è la forza bruta, sono tutte le creature più grandi o la possibilità di potenziare le altre. Quindi ogni colore ha di per sé un suo perché, quindi ci sono delle carte che vanno a inserirsi all'interno di determinati colori e questa cosa si chiama color pie. Traduco, color pie ovviamente la torta dei colori, perché noi quando abbiamo per la prima volta visto un'edizione di Magic abbiamo notato che erano state stampate delle carte che erano una sorta di emblema. Se vogliamo possiamo anche mostrarle, datemi un secondo che prendo la tastiera e ve le faccio vedere. Stiamo parlando di 5 carte, una per colore, che per il costo di un singolo mana andavano a fare una cosa con un multiplo, anzi con un 3, ok? All'interno della carta c'era un effetto che conteneva il 3, ma la carta costava un solo mana. Adesso ve le faccio vedere. Abbiamo il balsamo cura ferite, un mana bianco. Il mana è sempre in alto all'interno della carta, in alto a destra. Qui c'è il nome e dice istantaneo. Guadagna 3 vite o previeni fino a 3 danni che verrebbero inflitti a un singolo dettaglio. Un mana, 3 all'interno della carta. Quali altre ci sono? Abbiamo il bianco, abbiamo detto la vita, ok? Abbiamo il fulmine, che vabbè, questa è una ristampa, però sempre un mana. Istantaneo, fa 3 danni a un qualsiasi bersaglio. Il rosso, il colore dei danni. Abbiamo il nero, il colore dei morti. E infatti abbiamo il rito oscuro. Un mana, aggiungi 3 mana alla tua riserva. Poi abbiamo la crescita gigante. Con un mana, la creatura bersaglio prende +3/+3 fino alla fine del turno. E poi abbiamo la più forte di tutte, che è quella blu, perché il blu è notoriamente il colore più forte di Magic, in generale un po' in tutti i formati, che Ancestral Recall è una delle famose Power 9. Per un mana blu peschi 3 carte o il tuo avversario pesca 3 carte. Quindi se dobbiamo andare in ordine di forza abbiamo Ancestral Recall, che è la più forte di gran lunga di tanto nei confronti di tutte le altre sue sorelle. Abbiamo il rito oscuro e il fulmine, il Bolt. Tra l'altro Bolt è una delle mie carte preferite in assoluto, che secondo me se la giocano, perché a seconda della tipologia di mazzo che stiamo utilizzando sono due carte fondamentali, sono ancora dei pilastri all'interno dei formati come Legacy, Vintage, il Bolt anche in Pauper, in Modern. Sono carte molto molto forti. E poi abbiamo il balsamo cura ferite e la crescita gigante, che sono le due più scarse in assoluto. Costano molto le carte, dipende. Guarda qua, te l'ho detto, questa è la carta più forte di queste tre, che secondo me sono il trucco più grande per iniziare a identificarsi se non hai mai giocato a Magic all'interno del mondo di Magic. Questa pur, quindi distrutta, questa è la carta che vendono, cioè proprio disintegrata, costa 2500 euro. È ovvio che non tutte le carte di Magic costano così tanto. In generale Magic è un gioco costoso, assoluto, assolutamente sì, un gioco molto costoso, però c'è un però. Ci sono diversi formati,
ok? Quindi uno per approcciarsi può approcciarsi a quello che vuole. Il vintage è il formato ufficiale, perché poi ce ne sono anche di ufficiosi costruiti dalla community eccetera eccetera, è il formato ufficiale più costoso di tutti. È quello dove si gioca le carte più forti. Ancestral Recall, quella che abbiamo visto adesso a 2500 euro, si gioca praticamente solo in vintage, perché in tutti gli altri formati è così forte che è stata bannata, non la puoi giocare, è assolutamente una carta troppo forte. Si gioca il Black Lotus, che avrete sicuramente sentito nominare, la carta di Magic più costosa in assoluto, dopo l'unico anello, ma quello ne ha stampato soltanto uno. È la carta che ha un po' definito il collezionismo in generale. L'avrete sentito nominare tantissime volte, Dario Moccia, per dire, ne ha comprato uno beta qualche tempo fa, mi pare a 38.000 euro, che è già passato, se non erro, perché queste carte io non sto molto dietro al mercato di queste carte, perché ovviamente è fuori dalla mia portata, ma se ricordo bene Dario ha comprato un Black Lotus beta gradato, mi pare 9, a 38.000 euro e nel giro di un paio di anni o un anno e mezzo è arrivato a 100.000 euro di valore. Quindi c'è stata questo guadagno da parte di Dario dal punto di vista del valore della carta, ma Dario credo che non voglio assolutamente venderlo. No, io non ho vinto il torneo vintage, io sono campione italiano in questo momento Legacy, che è il formato sotto il vintage, che è una sorta di vintage limitato dove alcune carte sono bannate perché sono troppo forti, quindi le cosiddette Power 9, che sono le carte che vanno a identificare il formato vintage, Black Lotus, Ancestral Recall, eccetera eccetera eccetera, ce ne sono altre 7 che sono veramente fortissime, sono state bannate all'interno del Legacy. Il Legacy è un formato in cui puoi giocare tante carte bellissime. Io gioco Legacy perché avevo iniziato a giocare Legacy nel 2006, quando ero un bambino, forse ancora prima, nel 2003-2004, giù di lì, e quelle carte mi sono rimaste nel cuore e io gioco quel formato perché quelle carte le puoi giocare. Ma è un formato molto costoso, perché ci sono delle carte che si chiamano terre doppie, che sono state stampate l'ultima volta, credo nel 95, e poi mai più, quindi se vuoi comprarle devi per forza di cose andare a comprare delle carte così vecchie. Il Legacy è un formato che oggi sta morendo, perché è ovvio che giocare Legacy Vintage richiede anche un grosso investimento dal punto di vista economico, e non tutte le persone hanno le disponibilità economiche. Vi faccio un esempio, un mazzo Legacy pressapoco, il mazzo di riferimento Delver, quello che giocano un po' tutti, la butto lì con le carte nelle peggiori condizioni possibili, almeno 2.500 euro, forse 3.000 li devi spendere per giocare, devi, tra i 2.000 e i 3.000 euro almeno per giocare, e quindi capite bene che sono cifre molto importanti per delle persone che vogliono semplicemente divertirsi. E quindi c'è questa scala gerarchica dei formati, cioè vintage per giocare, non lo so, forse devi spendere, 250.000 euro, non lo so, non ho idea di cosa costino le carte vintage, perché sono talmente tanto fuori dalle mie tasche che non ho idea, ma potrebbe benissimo essere così, un mazzo vintage, Legacy vai dai 2.000 ai 3.000, come il mazzo base, quindi le carte magari nelle peggiori condizioni possibili. Poi c'è il Modern, che invece è molto supportato da Wizard, tant'è che hanno creato delle edizioni che si chiamano Modern Master, Modern Horizon, e tutti gli anni, o comunque una volta ogni due anni, escano delle edizioni, appunto Modern Horizon 1, 2, 3, uscirà il 4, che vanno a definire il formato, creando delle carte appositamente per quel formato. Qual è la limitazione? Che in Vintage e Legacy, che sono formati Eternal, quindi eterni, entrano tutte le edizioni. Tutte le edizioni che vengono stampate di Magic entrano all'interno di Vintage e di Legacy. Il Modern ha delle limitazioni. Non puoi giocare, per dire, le carte le puoi giocare soltanto dalle stampe del 2008 in avanti. Per un motivo. Adesso vi provo a far vedere la grande, grande differenza. Ok? La differenza è questa. A un certo punto, nella storia di Magic, hanno deciso di cambiare il layout delle carte. Questo è l'old layout, ok? Il layout vecchio. Le carte della prima edizione di Magic, la prima stampa di Magic, aveva questa tipologia di layout della carta. Non so perché non la riesce a mettere a fuoco, però l'avete vista anche prima. Eccola qua.
A un certo punto hanno deciso di cambiare il layout e sono passati a questo, che è quello attuale, che secondo me è lì da circa 2004-2003, una roba del genere. Il modern, che significa moderno, ok, è un formato che tu puoi giocare soltanto da quando hai iniziato a stampare le carte col nuovo layout in poi. È ovvio che, se ci fate caso, i nomi dei formati sono molto intelligenti, perché il vintage giochi con le cose vintage, con le cose vecchie. Legacy in italiano significa eredità, perché è l'eredità che viene lasciata ai vecchi giocatori. Perché in teoria all'inizio si chiamavano tipo 1, che era il vintage, tipo 1 e mezzo, che era il legacy, e tipo 2, che poi arriveremo a discutere. Invece poi, quando hanno cambiato i formati, hanno inserito il modern, vintage, formato delle cose vecchie, legacy, l'eredità che ti rimane, e il modern, perché hanno cambiato il layout, ed è il layout moderno, ok? Poi sono nati tanti altri formati. Ci sono dei formati in cui uno può giocare con 20 euro. O forse meno. Hanno inventato il pauper. Pauper significa povero, una roba del genere. Pauper credo che, penso che significhi davvero povero, una roba simile, che è il formato che abbiamo visto nell'unboxing, che ho iniziato a giocare di recente, in cui puoi giocare soltanto carte comuni. Le carte comuni sono quelle che costano meno, perché ogni carta ha una rarità. La vediamo qui, vedete? Questa è la rarità. Le comuni hanno il simbolino nero, le non comuni hanno il simbolino argento, le rare hanno il simbolino d'oro e poi ci sono le mitiche che hanno il simbolino arancione scuro, ok? In pauper puoi giocare solo le comuni, che sono le carte che valgono meno. Quindi ci sono davvero dei mazzi pauper che con 20 euro te li puoi costruire. Vedi? Andiamo. Vintage, troppi soldi. Legacy, molti soldi. Modern, tantini, pauper, ci possono giocare tutti. E poi ci sono dei formati che non necessitano di essere costruiti, perché in tutti questi formati che si chiamano Constructed, tu ti devi costruire il mazzo. Tu vai al torneo col mazzo, arrivi già pronto e giochi con altri avversari che hanno già il mazzo pronto. Esistono dei formati anche Sealed o Draft. Con i vostri amici, una sera non sapete cosa fare, vi comprate un box, tutti insieme, non lo so che cosa costa un box, la butto lì, non lo so, 200 euro, fate 200 diviso quelli che siete, vi dividete le bustine, vi aprite le bustine e con le carte che trovate iniziate a giocare. Magari lasciate 3-4 bustine in premio, chi vince il torneo se le porta a casa. Vi passate una serata, vi divertite, fate tante risate con i vostri amici e giocate sempre strategie nuove. Quindi Magic è bello perché puoi fare davvero tantissime cose. Poi sono arrivati altri formati, come per dire il Commander. Io ho vinto la Lega Commander, dove vado a giocare io quest'estate. Ci sono delle creature che sono leggendarie. Il Commander è un formato in cui è un mazzo da 100 carte, perché tutti i formati che abbiamo visto fino adesso hanno 60 carte. Il Commander ha 100 carte, tutte però in uno per, non puoi avere due carte uguali nel mazzo, in qualsiasi altro mazzo ne puoi avere fino a 4, e puoi usare soltanto i colori che appartengono al comandante, perché ci sono dei comandanti, per dire, io giocavo uno bianco e blu, quindi potevi giocare solo carte bianche e blu. E tu il tuo comandante lo potevi utilizzare sempre perché era fuori dal mazzo. Si pescano sempre 7 carte, si parte da 20 punti vita praticamente in tutti i formati, l'obiettivo è mandare a 0 l'avversario, il modo di vincere principale è mandando a 0 l'avversario, ma ci sono anche altri modi per vincere, per esempio facendogli finire le carte nel mazzo. Se una persona non ha più carte nel mazzo e deve pescare, è morto, non può assolutamente più giocare perché ha perso. Come si gioca Magic? Poi concludiamo un pochino questo mini tutorial. Ci sono le terre, prima vi ho fatto vedere l'isola, si può giocare una terra a turno e queste sono le carte che ti permettono di giocare le magie. Ok? Tutte le carte che giochi in Magic sono magie, che viene dal nome del gioco, tranne le terre non sono magie. Prima abbiamo visto l'insieme delle carte che con un mana fa 3, fa una cosa da 3, e tutte costavano un mana. Ancestral Recall, che era quella blu che abbiamo visto, costa un mana blu. Quindi tu giochi la tua terra, ne puoi giocare una a turno, tappando la terra, quindi facendole fare questo movimento, attingi il mana blu, ok? E puoi utilizzare il mana che ti dà la terra per giocare le tue magie. Quindi tu
terra, tappo, ancestral recall, pesche tre carte. Oppure puoi farle pescare all'avversario, perché come abbiamo visto prima, se l'avversario ha due carte nel mazzo e te ne fai pescare tre, ne pesca due, l'azione è interrotta perché non può più pescare la terza e ha perso. Quindi ci sono tanti modi di giocare a Magic. Fatto sta che queste sono le cose principali. Un'ultima cosa da sapere è che ovviamente i colori, abbiamo visto prima, hanno una loro identità, hanno una loro color pie di appartenenza, ma non solo, perché principalmente i formati di Magic si dividono, i mazzi di Magic si dividono in tre categorie. Gli aggro, quindi gioco tante creature per cercare di utilizzarle e arrivare ad ucciderti il prima possibile. Sostanzialmente i mazzi aggro sono composti da terre più creature, ok? I controlli, quindi io gioco semplicemente per difendermi. Mi difendo, quando sono arrivato a un punto in cui sto controllando la partita e tu praticamente non puoi più fare niente, utilizzo la mia unica a volte chiusura, forse due chiusure, per vincere. Ma tanto sei talmente bloccato dal controllo del mio mazzo in cui mi sono difeso, che non ci puoi più fare niente. E infine i combo. I combo sono un po' particolari perché sono mazzi che solitamente fanno poco durante la partita, semplicemente cercano di prepararsi lo spazio per arrivare a un turno e in quel turno vincono, in un solo turno. Cercano di resistere fino all'ultimo turno che hanno di vita, sanno che il turno dopo probabilmente perderà la partita, e in quel turno provano a vincere la partita in un unico turno. Quindi queste sono bene o male le tre tipologie di mazzi. Io sono molto più orientato sul giocare mazzi, perché poi ci sono ovviamente le divisioni, aggro control. Quindi tante creature sì, ma anche tante differenze, tante protezioni, tanti modi per cercare di salvarsi. Sì, il midrange è un misto anche quello. Adesso cerchiamo di dare una spolveratina. Leggo in chat qualcuno che parla di pila. Mi rifiuto sinceramente in questo momento di mettermi a spiegare lo stack, perché è una cosa molto complicata per chi Magic non l'ha mai giocato, e questo era un video, una spiegazione molto superficiale di che cos'è Magic, di come si gioca Magic. Quindi se comunque siete interessati a capirne anche un po' di più, possiamo andare un po' più nel dettaglio. Magari mi scarico anche quei famosi giochini che si giocavano, che spiegano il let's play, il learn to play, quelle robe lì, e cerchiamo di farci una sorta di cultura. Però io direi che per la domanda che era stata fatta siamo andati abbastanza nel dettaglio, una spolveratina iniziale c'è stata. Poi il mio consiglio sempre per iniziare a giocare è giocare. Non c'è altro modo. Oggi abbiamo anche un po' una fortuna, se vogliamo, che ci sono dei metodi per giocare anche a distanza, Arena o MTGO, che una volta non c'erano. Una volta dovevi semplicemente metterti a sedere con un'altra persona e mescolare le carte. Vi scaricate magari un programmino, e ci sono anche i tutorial dentro i programmi, e iniziate un po' a farvi la vostra idea. La prima cosa in assoluto è dire che tipo di giocatore sono io. Uno che vuol giocare le creature, uno che vuol controllare il gioco, uno che vuol chiudere in un solo turno. E una volta scelto questo, quali sono i colori che mi piacciono di più? Quelli di protezione, quelli che mi fanno guadagnare vite, quelli che fanno perdere vite all'avversario, quelli che giocano tante creature grosse, quelli che possono distruggere tutto, eccetera eccetera. Io sono una via di mezzo tra l'aggressivo e quello che controlla, ma non controllo tutto. A me piace comunque avere le creature. A me piace solitamente avere uno o due creature sul campo di gioco, proteggere quelle, sono quelle che mi portano a vincere. Non voglio giocare 10 creature e andate, ne voglio giocare un paio e sono quelle che mi aiuteranno a vincere, perché poi il resto sarà un modo per proteggermi da quelli che possono essere i pericoli avversari. Questa è un po' l'idea che ho io, però ognuno ha la sua. Ci sono degli stili di gioco particolari, ci sono dei giocatori che sono molto attenti a non perdere, giocatori che invece provano ad andare a vincere la partita anche nei momenti in cui sembra più complicata. Quelle sono tante sfumature che nascono poi quando iniziate a capire che tipologia di giocatori siete e soprattutto che cosa vi diverte, perché io per riuscire a giocare mediamente bene a Magic devo divertirmi con quello che sto giocando. Poi è talmente tanto un gioco di ragionamento, un gioco in cui devi anche cercare di capire come funzionano gli avversari, i mazzi che gioca gli avversari, come vincere contro un determinato mazzo, come uscire da una determinata situazione,
è tutto molto difficile, tutto molto complicato ed è tutto molto bello, perché c'è tanto ragionamento, bisogna avere tanta attenzione, eccetera, eccetera. Questi sono i motivi per cui, secondo me, Magic è veramente un gioco davvero inarrivabile.